venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina, questa chiesa a cielo aperto, per raccontarvi qualcosa di particolare che i confratelli di Padre Pio hanno scritto in alcuni libri. In modo particolare vogliamo ricordare anche qui la grande raccolta di testimonianze da parte di Padre Marcellino Iasenzaniro, il confratello di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, Padre Marcellino racconta in uno dei suoi libri che era risaputo dai confratelli di San Giovanni Rotondo che Padre Pio a ricreazione più di una volta si trovava al refettorio mostrando l'indice della mano destra, scherzando con i suoi confratelli, affermava che in quel dito era racchiusa tutta la sua forza. Naturalmente la cosa messa sul faceto faceva sempre sorridere i circostanti, ma Padre Pio raccontava spesso, e lo stesso Padre Marcellino puntualizza, non sappiamo in quale occasione, che sempre con un dito buttò giù un uomo da un muretto, lo buttò proprio praticamente giù dal muretto con il suo dito. Beh, lo stesso Padre Marcellino racconta che proprio un giorno, rivolgendosi a Padre Pio, rivolgendosi a Padre Marcellino, disse: "Piccirì, ovvero piccolino, vuoi provare anche tu la potenza di questo dito?" Lo stesso Padre Marcellino racconta: "Io mi guardai bene dall'accettare questa sfida innocente, ma che mi faceva un po' paura." Ecco, cosa era successo? Proprio Padre Pio ha raccontato un episodio particolare, una lezione che diede ad un tizio, così lo definisce Padre Marcellino nel suo racconto. Non volle specificare né il nome né tantomeno la situazione che era legata ad un magistrato che era andato a trovare Padre Pio. Lo accompagnò in clausura, stavano percorrendo la rampa di scale che porta poi al primo piano, quello che porta quindi al corridoio della clausura e alla cella di Padre Pio, quando al termine della rampa di scale il magistrato, rivolgendosi a Padre Pio che aveva di fianco, quasi sorridendo disse: "Beh padre, alcune volte mi è capitato di comprare alcune pratiche." Padre Pio si girò, lo guardò quasi indignato e con il suo dito lo puntò verso il magistrato al petto e disse: "E ora comprati anche questa pratica, perché i testimoni ce li hai, e portami in tribunale." Lo toccò e il magistrato cadde, ruzzolò le scale e dovette ringraziare due frati che stavano salendo e riuscirono a sostenerlo prima che lui battesse la testa contro il muro.